Ciao ragazzi, buonasera, benvenuti o bentornati al nostro lunedì italiano, nostro incontro settimanale per parlare sulla lingua e la cultura italiane. Benissimo, sono la prof. Natalia Godoy e sono qui nel canale della nostra scuola Casa Cultural Italia per parlare di un altro argomento del nostro studio di italiano. Sono brasiliana, sono insegnante di italiano e parlo a un pubblico nella sua maggioranza pure brasiliano. Quindi a volte usiamo poi il portoghese e facciamo qualche esempio con la nostra lingua. Sì? Oggi è la nostra seconda parte della lezione sui numeri. Lezione scorsa abbiamo fatto la prima parte e parlavamo dei numeri cardinali, i numeri che usiamo per contare le cose, e parlare di soldi, parlare l'età, parlare la data. Abbiamo parlato tanto di questo lessico di numero e non abbiamo parlato come fare le frasi con numero. È questo che vediamo oggi, sì? Prima di tutto devo avvisarvi che questa settimana la lezione è registrata, non è dal vivo. Quindi vi chiedo, continuate a inviarci i vostri commenti, inviarci le vostre domande, i vostri dubbi, ma purtroppo non potrò rispondervi durante la lezione, ok? Vedo i vostri messaggi e poi ci parliamo. Bene, è questo. Lasciate il vostro like per favore. Iscrivetevi al nostro canale YouTube pure. E partiamo! Condivido con voi la nostra lavagna e qui voglio iniziare la lezione d'oggi con le domande con numeri e come possiamo risponderle. Sì? Benissimo. La prima domanda. Sempre c'è questa domanda, ci sono persone a cui non piace assolutamente questa domanda, ma sì, non possiamo fare a meno, sempre c'è qualcosa di curioso sull'età di una persona, come domando la sua età. Quanti anni hai? Sì? Questo interrogativo, quanti e le sue varianti, quanto, quanta, quante, saranno presenti in tante domande del contesto dei numeri, ok? Perché stiamo parlando proprio di quantità, sì? Alcune opzioni di risposta a questa domanda. Posso sempre usare pronome io. O no, ho 32 anni. Posso pure dire ne ho 19. Una risposta veloce. Ne ho 19, ok? Questa è l'età del prof. Joelle, sì? Vi ricordate? Lezione scorsa lui stava dicendo che era questa la sua età. Ci crediamo, sì? Ok. Un'altra domanda possibile, ancora parlando su questo argomento, è quando sei nato o quando sei nata, se stiamo domandando a una donna, a una ragazza. Bene, risposte po possibili. Sono nato o io dico sono nata. Sono nato, sono nata. E qui abbiamo due cose interessanti. Se parlo solo anno, è nel.
1992. Era questo il vostro compito, vi ricordate? Vi ho parlato, per favore, praticate l'uso dei numeri pensando all'anno della vostra nascita. Quindi è così che si risponde, ok? Sono nato. Oh, manca. Sono nato, scusate. Sono nato nel 1992. Ah, questo se dico solo l'anno, posso pure dire: sono nato il 10 maggio, per esempio, o nel mio caso l'8 aprile. Va bene? La lezione di settimana prossima parlerà esattamente di queste differenze qui quando parliamo delle date. Quindi tranquilli, pensiamo solo alle domande, a come risponderle oggi. Parleremo pure oggi dei numeri ordinali, sì? E settimana prossima vediamo con più dettagli queste paroline che sono preposizioni o articoli, ok? Bene, bene, bene. E qui ovviamente metto l'anno. 8 aprile 1992. Va bene? Posso pure ricevere la domanda o domandare a qualcuno quando è il tuo compleanno? Quando è il tuo compleanno? E quando rispondo a questa domanda non metto l'anno di nascita perché il compleanno si festeggia tutti gli anni, sì. È l'8 aprile. O posso solo dire l'8 aprile. Ok? Benissimo. Tutto questo per parlare sull'età, ma non è solo questo l'argomento importante quando usiamo i numeri. Possiamo dare altre informazioni personali, tipo: qual è il tuo numero di telefono? Sì? Qui posso dire direttamente il numero 8837 6420 e così via. Sto creando qui un numero. O posso dire è. E dare il numero. O il mio numero è. Ok, questa è la risposta che userò per tante altre domande con una struttura simile a quest'ultima che abbiamo fatto, tipo. Vediamo se riesco a fare qui. Ah, ok, bene. Qual è il tuo numero di passaporto o il numero del tuo passaporto? Qual è il numero del tuo passaporto? Posso pure domandare sulla il codice fiscale di una persona. E ci sono sempre i numeri nel nostro indirizzo, quindi i numeri sono importanti. Ah, è nell'indirizzo della nostra casa dove abitiamo, ma ci sono numeri pure nell'indirizzo della nostra mail. Quindi è importante in tanti aspetti sapere dire i numeri. Sì? Bene, bene, bene. Ok. Queste sono alcune domande personali che possiamo ricevere o possiamo fare a qualcuno e la struttura delle sue risposte. Va bene? Poi ci sono domande che io posso fare, io come turista,
basta posso fare? Mi interessano tante queste domande. Quanto costa? Oppure un'altra struttura, ma lo stesso messaggio. Qual è il prezzo? E qui posso dire qual è il suo prezzo. Okay? Osservate che quanto è la variante di quanti anni hai lì sopra. Un altro interrogativo che si usa tantissimo, avete già osservato, è quando, per parlare di data e ovviamente usare i numeri. Sì? Bene, questo secondo me è il momento quando più abbiamo bisogno dei numeri per sapere il prezzo delle cose. Se sto indicando più di una cosa, tipo ci sono tanti vestiti e io so che ogni vestito ha un prezzo diverso. Posso fare una domanda più generale parlando quanto costano? Quanto costano? O qual è il loro prezzo? Queste due domande sono al plurale, sì? Scriviamo così, singolare e poi plurale. Ok, così. Va bene? Giusto, giusto, ragazzi. In un contesto come questo, di domandare quanto costa una cosa, posso ricevere la risposta con euro. Allora, euro non c'è plurale, va bene? Costa 30 euro. Costa 30 euro, costano 30 euro. È una risposta possibile. Posso avere in un'altra situazione un numero non intero, tipo costa 30 e 50. Posso dire costa 30 e 50? È 30 e 50. Posso pure dire 30 euro e 50. E posso ancora dire, non è molto pratico, ma posso ancora dire 30 euro e 50 centesimi. Se voglio essere più specifica, sì. Bene. Ok, poi possiamo pure ricevere la domanda a spiccioli. Lei ha spiccioli. Se c'è questa domanda in un contesto di compra, io so che la persona mi sta parlando che vorrebbe una quantità esatta di denaro per pagare questo conto, tipo esattamente 30 euro e 50 centesimi in monete. Ok? Lei ha spiccioli? Ah, così la persona non deve darci il resto. Sì. E un'altra cosa interessante è che possiamo sentire la frase: c'è uno sconto. Wow, questa parola è magica, sì. Uno sconto. Ah, quando parliamo di sconti, sempre usiamo il percentuale,
la percentuale, sì. Allora posso dire, c'è uno sconto di 60%. Wow, che sconto bravo, sì, bello questo sconto. C'è uno sconto di 60%. Ok? Sì. Posso pure sentire l'espressione incontanti. Vuol dire che la persona sta pagando completamente il conto, quanto costa l'oggetto, il prodotto. Per esempio, posso pure comprare una cosa e dividere il suo prezzo in rate. E pagare una rata al mese fino a concludere il pagamento. Sì, usando la carta di credito, questo, giusto? E se non uso la carta di credito, posso pure usare pagare con denaro o soldi. Vi ricordo che denaro e soldi sono più o meno sinonimi. Ma soldi uso sempre al plurale, i soldi. E denaro no, denaro uso al singolare, il denaro. Poi, il denaro o i soldi posso trovarli in monete, la moneta, o in banconote. Banconota è singolare, ok? Banconota è il denaro in carta rettangolare che è molto molto leggero di portare con noi nel nostro portafoglio. La moneta pesa un po' di più ed è fatta d'argento. Sì, è tonda ed è fatta d'argento. Ok, benissimo. Sto controllando il tempo perché a volte mi allungo un po'. Allora, dobbiamo pure parlare dei numeri. I numeri adesso ordinali. Benissimo, i numeri ordinali. Vediamo qui, ragazzi. È semplice. Ah, c'è qui. Ok, scusa. I numeri ordinali iniziano con primo. Questo è il primo numero. Primo. Ok? Sempre un numero ordinale può cambiare genere, essere per esempio, prima, e posso dire prime femminile plurale o primi maschile plurale. Quindi posso dire che i primi giorni del mese viaggio sempre nei primi giorni del mese, sì? O i primi giorni del mese sono i giorni in cui mi sento ricca. Posso dirlo. Sto usando il plurale maschile perché uso la parola giorni. Ok? Questo succede con gli altri proprio. Solo attenzione perché la parola prima esiste in un altro contesto. Prima può essere ancis. E questa parola non cambia genere, ok? Eu falo sempre antes, no sentido de. É sempre prima, nesse sentido de antes. Nunca falo primo, prime, prime, nesse caso, ok? Secondo, terzo. Questo è uguale al portoghese. Quarto, la R si pronuncia un po' diversa, ma. Ok?
La parola uguale, quarto. Quinto. Scritta uguale, ma pronuncia un po' diversa del portoghese, sì? Quinto. Pronuncio la U sempre. Sesto. Qui la scritta non è uguale. Si pronuncia uguale in portoghese, ma si scrive con la S. Settimo. Settimo con la doppia T del numero 7. Ottavo. Ottavo. Nono. Attenzione qui ragazzi, da non parlare nonno. Nonno con la doppia N. È il padre di mio padre, va bene? È un'altra cosa. Eppure, decimo, decimo. Va bene? Questi sono i numeri che dobbiamo imparare a memoria. Sono più o meno simili al portoghese, non è così difficile memorizzarli. E perché dobbiamo imparare a memoria solo questi numeri? Perché gli altri ragazzi, che buona notizia ho per voi! Gli altri numeri ordinali in italiano sono facilissimi. Infatti, non ho bisogno di saperne. Basta sapere che dopo il decimo noi abbiamo sempre un numero con nome del numero cardinale più la parolina esimo insieme. Questo esimo è la stessa cosa, posso dire esimo, esima, esime, che non è molto comune di usare al plurale questi numeri lunghi, sì, ma ok, esistono. Vediamo quindi come fare questo. Il prossimo numero dopo 10 è 11, ma se è un numero ordinale è undicesimo. Undicesimo, ah, molto facile. Poi dodicesimo, dodicesimo, tredicesimo e così via. Ok? Sempre così. Salto alcuni numeri. Vi do l'esempio con alcuni numeri più avanti, ok? 29esimo. Poi 47. 47esimo. Attenzione qui, la doppia 7 deve mantenere la doppia, ok? Così via. Solo da darvi un esempio molto più alto. 150esimo. Nel mese di febbraio abbiamo festeggiato il 150esimo anniversario dell'immigrazione italiana in Brasile. Sì? Non so se avete visto, ma ci sono stati tanti eventi, tante cose per festeggiare la data. 150esimo, ok? Va bene. E una curiosità sui numeri è che noi abbiamo un modo molto carino di usare i numeri ordinali, che è quando parliamo della data del primo giorno del mese. Marzo è appena iniziato, ma il numero 1 del calendario di marzo. Non diciamo uno, diciamo primo.
Vedete, il primo marzo, il primo marzo. Gli altri numeri? Normali. Il 2 marzo, il 3 marzo, va bene? Vi ricordo di quella cosa che vi ho detto prima, l'8 marzo. L'8 marzo si festeggia la festa delle donne. Sì? E cambiamo marzo per maggio. Maggio. Il primo maggio è la festa dei lavoratori o la festa del lavoro. Sì? Osservate la differenza qui tra i numeri. Poi, un'ultima curiosità sui numeri ordinali. Ah, infatti ce ne sono due, ok? Ok, i numeri ordinali possiamo usarli quando parliamo di personaggi storici, tipo il famosissimo primo re d'Italia. Curiosamente, posso fare una frase con due numeri ordinali qui. Il primo re d'Italia è stato Vittorio Emanuele. Emanuele II. Il primo re è stato il secondo Vittorio Emanuele. Ok? Questo numero dopo un nome iscritto in numerali romani si legge come numero ordinale tipo in portoghese. Ok? Questo è importante non solo per parlare sulla storia. È importante pure per parlare alcuni indirizzi e alcuni posti da visitare che hanno un nome in omaggio a una persona importante, una persona storica. Un esempio qui classico è la Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. Quindi non chiedere a una persona per strada, per favore, potrebbe aiutarmi a trovare la galleria Vittorio Emanuele 2? No, non va bene, Vittorio Emanuele II. Sì, usate i numeri ordinali qui. E adesso sì, l'ultima cosa che vi dico. In italiano abbiamo una parola che usiamo pure in portoghese, primogenito. Se sono la prima figlia o se sono la prima persona a nascere nella famiglia, il primo figlio, per esempio, posso dire sono la primogenita, sono il primogenito. Questo abbiamo in portoghese, sì, la differenza tra il portoghese e l'italiano è che in portoghese abbiamo l'accento qui con genito. Ma in italiano c'è una cosa interessantissima che nel portoghese non usiamo, che è parlare il secondo figlio a nascere, è il secondo genito, il secondo genito, vedete, c'è una parola per questo. Eppure il terzo figlio è il terzo genito. Carino, sì, è molto bella questa cosa della cultura italiana. Quindi anche qui quando parliamo della famiglia, raccontiamo la storia della nostra vita, possiamo usare i numeri ordinali. Vedete quanto sono importanti? Quindi, questi sono i numeri, non sono difficili di usare, ma devo sempre praticarli, soprattutto i numeri che abbiamo visto lezione scorsa, perché dobbiamo memorizzare alcune cose, sì, imparare altre, allora è importante. Va bene, è questo. Se avete dubbi, per favore, parlatemi nei commenti qui sotto. E
concludo la nostra lezione invitandovi a conoscere le nostre reti sociali, Instagram e TikTok, a iscriversi al nostro canale YouTube, inviare un messaggio a noi via WhatsApp e vedere il contenuto del nostro sito, lì ci sono le informazioni sulle lezioni, pure ci sono alcune notizie e cose belle che la scuola promuove. Sì? E questo ragazzi, spero vedervi settimana prossima nel nostro lunedì italiano e vi auguro un'ottima settimana. Arrivederci!